Generale Gamba, carissimi soldati del contingente italiano, la ragione di questa mia seconda venuta era inizialmente iscritta nell'evento che oggi compiremo di un momento di riflessione sul lavoro di cui si è fatto carico la missione ISAF in Afghanistan con il ministro della difesa tedesco De Maizière e con il ministro della difesa afghano. Ma oggi consentitemi di riflettere innanzitutto sulla vera ragione che ci tiene qui e che è legato al mistero della vita e della morte del vostro commilitone, del nostro connazionale e dell'uomo sul quale, come su ognuno di voi, scommette una nazione. Perché è il mistero della morte di Giuseppe La Rosa che ci chiede di interrogarci su se vale la pena che noi stiamo qui e se quella che stiamo celebrando giorno dopo giorno, oltre che la fatica del compito che ci ha affidato, è anche ed ha anche le dimensioni di una vittoria. Lo dico perché credo che non sarebbe responsabile da parte nostra mettere da parte e far finta di non ascoltare le voci che ci dicono che questa presenza è una massonessa, mentre è molto più ragionevole ed è molto più simile alla posizione che si chiede ad un corpo militare affrontare le ragioni di queste critiche e trovare una risposta condivisa. Ebbene, carissimi soldati, da quando c'è ISAF in questo paese non ci sono più 900.000 studenti tutti maschi, ma ci sono 7 milioni di studenti, di cui il 35% sono donne. Quando ISAF è cominciata, il 30% della popolazione accedeva ai servizi sanitari. Dopo anni di ISAF sono stati costruiti 120 ospedali e quasi il 70% della popolazione accede ai servizi sanitari. Migliaia di chilometri di strade sono stati costruiti. Il prodotto interno lordo di questo paese è aumentato esponenzialmente con tassi di crescita rispetto ai quali molti paesi europei morirebbero di invidia. Ma non è in tutto questo la vera e più importante ragione per la quale è valsa la pena venire qui. Venire qui ci è costato economicamente e ancor più, molto di più, ci è costato perché abbiamo pagato un prezzo per qualcosa che non apprezzo, la vita di ognuno dei nostri uomini. Eppure siamo consapevoli, una volta di più, che nel mandato della comunità internazionale c'è un mandato che va oltre gli accordi tra gli Stati e che è il mandato che permette di battere in breccia le critiche al costo della missione, perché un costo ancora più grande sarebbe pagato se la missione non fosse compiuta. Senza questa missione, questo paese sarebbe una dittatura atroce e senza questa missione, il caos nel mondo sarebbe continuato dall'11 settembre in poi. Queste ragioni non sono le nostre buone scuse, sono invece le nostre buone ragioni. E sono quelle buone ragioni che hanno ancora più verità di senso proprio per il sacrificio di Giuseppe La Rosa. Perché quel sacrificio dice che ognuno di voi, che è chiamato a pagare il prezzo della pace e della libertà, è anche quell'elemento, quell'anello necessario e indispensabile perché l'intero compito di una nazione si compie. È l'Italia che trova senso a questa latitudine, perché è l'Italia che vive di istituzioni che sono frutto di un patto di libertà e che sono garanti, non padrone, della vita dei propri cittadini. Giuseppe è venuto qui da uomo libero, è venuto qui sentendosi garante della pace, non padrone della vita degli afghani. E quando al termine della nostra missione restituiremo in forza dell'addestramento cui provvediamo
agli afghani il diritto di costituzionale di provvedere alla sicurezza del proprio popolo, a quel punto noi sapremo non solo che la missione è terminata, ma anche e soprattutto che attraverso quella missione noi abbiamo esibito non solo professionalità, non solo prestigio, non solo la grandezza di una nazione, ma l'umiltà di una nazione che, obbedendo al mandato della comunità internazionale, ha messo al centro il destino di un popolo. Ed è per questo che dobbiamo essere perentori e chiari nei confronti dell'opinione pubblica italiana nel pretendere rispetto per quello che qui state facendo, nell'esigere attenzione doverosa, perché il dovere che la patria ha nei confronti dei propri figli è di scommettere sull'ultimo tra di loro, perché quell'ultimo tra di loro è il primo in patria. Il primo in patria, così come abbiamo accolto al suo ritorno Giuseppe, e così come invece vogliamo accogliere vivi tutti quelli che sono in Afghanistan, perché attraverso la testimonianza che ognuno di voi dà col proprio sacrificio e con la propria dedizione, una nazione intera possa ritrovare il senso di quello che fa. L'ho già detto più volte in Italia e lo ripeto qui davanti a voi: a cosa dovrebbe guardare l'Italia, a chi dovrebbe guardare, se non a uomini come Giuseppe La Rosa, per ritrovare il senso di quello che facciamo? E a cosa dovrebbe guardare, o a chi dovrebbe guardare, la politica in Italia per ritrovare il senso di quello che fa? È per questo che chiediamo a voi di indicarci la strada, di segnare la strada che attraverso il sacrificio ci conduce alla consegna del nostro compito e che ci rende più forti rispetto alla scommessa del nostro futuro, perché attraverso quello che voi dite e che voi fate possa una generazione intera recuperare il senso del proprio cammino. Ed è per questo ancora che io, nel dirvi grazie, vi chiedo di pensare che, così come vogliamo che voi torniate vivi, vogliamo che viva l'Italia, che vivano le forze armate, che viva il senso di quello che voi fate, perché questo senso è la profonda traccia attraverso il quale si ricostituisce il compito dell'Italia e dell'Europa intera.